finanza.com e con Vincenzo Sagone, responsabile per l'Italia di Amundi ETF ed Index. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno. Oggi a Milano avete presentato un appuntamento circa gli investimenti che prevedono una riduzione delle emissioni di CO2. La vostra società è stata una delle prime a sviluppare, essere sensibile a questo tema. Ci puoi spiegare un po' cosa avete presentato oggi? Allora, oggi abbiamo presentato la metodologia che ha costruito Amundi su costruire dei portafogli equity istituzionali in modo tale da ridurre le emissioni di CO2 delle società all'interno di questo portafoglio. L'obiettivo che ci siamo posti è stato quello di non costruire una strategia esclusivamente carbon free e quindi una strategia diciamo dove si eliminassero tutte le società impattate dall'utilizzo dalle emissioni di low carbon, ma quello che abbiamo voluto fare è quello di offrire agli investitori istituzionali un'esposizione che abbassasse le emissioni di l'impatto, diciamo, delle emissioni di anidride carbonica sulle società, ma mantenendo un'esposizione completa al mercato di riferimento. In particolare abbiamo emesso due fondi indice, uno legato all'MSCI Europe e uno legato all'MSCI World, che a basso impatto climatico e questi due prodotti riescono a fornire un'esposizione con basso tracking error rispetto appunto agli indici MSCI Europe e MSCI World, ma abbattono notevolmente le emissioni di anidride carbonica legate alle società all'interno di questo dell'indice. Ecco Vincenzo, questa tipologia di indici e di fondi perché sono rivolti? Per che tipologia di investitori sono rivolti? Siamo partiti con gli istituzionali perché abbiamo avuto una richiesta da istituzionali tendenzialmente francesi e del nord Europa che avevano la volontà di abbattere le emissioni di anidride carbonica nei loro portafogli come hedging di rischio climatico. Quindi al momento diciamo siamo partiti con un'offerta che è adeguata per investitori istituzionali. Ci siamo evoluti nell'offerta di prodotti, abbiamo emesso in Francia anche un ETF che a settembre verrà quotato in Italia, per cui si aprirà anche al mondo retail. Vincenzo, ti ringrazio, buongiorno e buon lavoro. Grazie.